Google rende disponibile in maniera gratuita un potentissimo insieme di applicazioni web dedicate alla comunicazione e alla collaborazione online attraverso qualsiasi browser internet su qualsiasi sistema operativo. Tra le applicazioni più note, Gmail, Drive, Calendar, ma oltre a queste ne esistono molte altre che possono essere utilizzate per sviluppare contenuti didattici o gestire le attività di classe, dalla produzione di siti e blog, alla realizzazione di questionari o alla produzione di presentazioni e molto altro. Supponete di dover produrre un manuale didattico insieme ad altri colleghi. La possibilità di condividere l'editing e istantaneamente mediante chat disquisire sulle parti del testo può essere un'attività molto interessante. Supponete inoltre che il testo venga condiviso in sola lettura agli studenti che vedranno di settimana in settimana lo sviluppo dell'opera didattica, o ancora alla produzione online di un PDP. Pensate per esempio all'organizzazione dell'attività di recupero che fate con i vostri allievi. Con Google Calendar potrete invitare gli allievi a partecipare, ricevendo mail di invito, all'attività di recupero. Il corso avrà una declinazione prettamente pratica e il docente imparerà a strutturare attività didattiche online che sfruttano la collaborazione tra docente e docente e tra docente e allievo. Vi aspetto quindi al mio corso.